Allora. Scusatemi, no, io sono abituato, se non pazzesco, che io fino a quando sono qua dentro sono sindaco, esco e sono sindaco, vado a casa e sono papà. Cioè, andiamo a capire. Cioè, voi dovete ringraziare. Dovete ringraziare che non ci sia un'autorità che picchio non ha pagato l'acqua, non ci chiudono un'attività. Ma tanto che viene a fare, sai che vuole denaro questa mattina? Ma perché ne dice? No, io cosa voglio? Ragione. Voi avete ragione, noi abbiamo cosa. Cosa vogliamo fare? Non siamo qua per dire come torto come ragione. La prego di sedersi, accomodarsi. Cosa vogliamo da voi? Noi chiediamo collaborazione nell'interesse di entrambi. Lei ci faccia tutto quello dove ci dice, non potete chiudere tutto quello, andiamo come l'altra volta al faro. Tutto quello che noi possiamo ottenere. Se discutiamo facciamo politica. Noi siamo dentro un binario, questo è. Presidente, ma non è che tutti quelli che la pensano diversamente da lei. Noi siamo qua per dirvi. Noi siamo stati chiamati, ci hanno dato un compito, noi lo dobbiamo così per legge. Guardi, le dico una cosa. Parlavo in questi giorni, forse la bella faccia filosofia. Vabbè, chi tu attenzione. Voglio dire, ma perché poi uno si dia, sappi, in casa tanto, essere pure rimbrottato non è piacevole. E vi assicuro che questa è l'ultima volta che vengo a Ribera. Non conterà niente quello che dico io, si immagini, però meglio che Ribera. Il sindaco Sodano, no, non è così, perché non si fa così. C'è modo e modo, giustamente diceva qualcuno. Il sindaco Sodano è stato rinviato a giudizio. Applausi non ne possiamo fare. Il sindaco Sodano è stato rinviato a giudizio per non avere interrotto l'acqua agli utenti morosi, per non avere chi sta in storia alla procura di Agrigento. Questo è stato il motivo, ricordo che il motivo è un altro. Lillo Sodano, a parte gli altri perché non ne so niente, mia giocatore modesto tu stesso dice Marco, sai cosa succede? Che uno non taglia l'acqua, sa taglia picchiato. Cioè io non la tagliavo l'acqua perché da sindaco potevo tagliare l'acqua. Ho fatto bene. Ma a me pare giusto, perché politicamente è così, infatti tutti vogliamo l'acqua pubblica in questo motivo. Poi e non è che io sono critico sull'acqua pubblica o meno. Picciotti, a me figlio, vance, politici, ci assegnasse 30.000 euro di debito con una fatta. Cioè noi stiamo pagando il debito di tutto quello che è stato lo scialappare complessivo della politica nazionale. A uno uscendo da qua, il primo lei al bar mi dirà sì, ragionare, qui non possiamo, dobbiamo recitare. Io recito non ne so fare, non ne posso fare. Sa perché? Perché io questo mese ho pagato in ritardo gli stipendi, ancora non li ho pagati. Perché gli utenti, non perché non posso. Perché ripeto, quelli che non possono, il primo a salvaguardarli siamo noi. Guardi, noi siamo andati, abbiamo fatto una campagna di ricerca. Perché incidente la pressione dei carabinieri? Questa è stata. In una zona un po' particolare, diciamo del Bronx argentino, dicevano perché io con Cristo. Ci siamo andati. Eppure vi posso dire che su 108 utenti, 90 si sono messi in regola. Dicevano, dai, non volevamo 50 euro mesi, quando lo avevamo. Gli altri dicevano, no, non avevo. Abbiamo fatto noi i contratti, li abbiamo pagati noi, li abbiamo messi nella lista delle impossibilità di pagare e con il fondo che abbiamo creato li abbiamo pagati noi. Quindi se vogliamo ci sono tutte le possibilità di o me coggia, quando noi dobbiamo trovare utenti che hanno una piscina, devono avere la soddisfazione e io posso pagare. Questo è il vero problema. Vorrei aggiungere solo due numeri, posso aggiungere due numeri? Perché noi ci basiamo, veramente. Cioè noi, infatti il Presidente giustamente si è offeso quando si dice che si parla di divagazioni filosofiche e moralistiche. Noi ci atteniamo, noi siamo dei tecnici e ci atteniamo ai dati freddi e crudi numeri. Il comune di Ribera, siccome in premessa il sindaco ha fatto riferimento ai meno ambienti, il comune di Ribera ha a disposizione il cosiddetto FONI, la parte di FONI che l'autorità d'ambito idrico ha destinato per il 2014 alle cosiddette classi utenze disagiate, economicamente disagiate. Il complesso di questi fondi nella provincia di Agrigento era nel 2014 750.000 euro. Pro quota al comune di Ribera ne sono spettati 41.000 euro, esattamente 40.978 euro. Preparatosi. Il comune di Ribera
sollecitato, risollecitato e tutto, ha fornito a stento, è riuscita a fornire un elenco. Un elenco, scusa, ma questa ha fatto il bando, ha fatto tutto. Ha fornito un elenco di un elenco di scusate, no, scusatemi, siete tutti consiglieri comunali, questi numeri li dovete già sapere prima di me. Ci sono solamente 77 utenti che sono iscritti in questo fondo. Il risultato è stato che di questo fondo ne se ne possono utilizzare solamente il 37% di somme, il 63% rimarrà indietro, sarà destinato agli investimenti. Per il 2015 questo fondo sarà riproposto. Ora io dico, secondo voi sono i cittadini o l'utenza realmente disagiate di quelli di cui stiamo parlando oggi, o stiamo parlando di altre cose? O stiamo parlando di altre cose? Un'altra cosa, mi scusi, io mi dispiace che dice che il problema che il sindaco, ma tutti quanti, ripeto, perché probabilmente siamo qua ed è per legge quasi in consiglio comunale, si devono comunque, quando si è in un consesso politico, pure io ho fatto questa esperienza, per forza si devono sostenere certe posizioni. Non è così, perché se io come amministratore, scusatemi, mi devo porre il problema se il bar dove mi vado a prendere il caffè mi somministra il bicchiere d'acqua è allacciato all'acquedotto pubblico di acqua potabile, piuttosto che rifornito da un autopotto che non si sa da dove preleva l'acqua. Direttore, scompirato. Lo stiamo usando bene. Ho un problema. Ma l'articolo è chiaro, cioè l'articolo glielo vieta di fare quello che dicono loro, non è il regolamento dei servizi. È chiarissimo. Una cosa semplice. Io non. Prego. Io non è, no. Chiedo scusa, il problema non è un problema.